di interpretarlo. La seconda caratteristica è la ruota, che è il simbolo dell'amicizia. Proprio i fondatori della Rotary hanno voluto costituire un'organizzazione che potesse essere fonte di amicizia tra le persone. L'amicizia sappiamo che è un contenitore dentro c'è di tutto, c'è la lealtà, c'è il rispetto, c'è l'attenzione, c'è la volontà di lavorare insieme all'altro, quindi è uno spirito fondamentale. Il terzo punto sono questi raggi. I raggi sono coloro, sono quegli strumenti che servono il movimento, sono al servizio del movimento, facilitano il movimento. Questo è lo spirito del Clear Service. Cioè di persone che in un certo senso cercano di servire la propria comunità, la propria realtà, ma non solo, cercano anche di servire a loro modo il pianeta. E mi faccio un esempio brevissimo, è una cosa secondo me meravigliosa. Il Rotary è stata una di quelle organizzazioni che ha debellato la polio dal mondo. Ora, per i più giovani la polio dice poco, ma per chi ha qualche anno in più dice tanto, è una malattia che è stata terribile. E il Rotary è stato in grado di debellarlo nel corso degli anni attraverso un progetto enorme che ha fatto con l'OMS e con tante altre organizzazioni. Questo è Rotary. Il Rotary Club di San Marino ha compiuto da poco 60 anni, una storia gloriosa di piccoli, di grandi progetti. Ne abbiamo concluso uno a sostegno alla formazione delle neocoppie, ne abbiamo uno a breve per l'aiuto alle famiglie e un disagio economico a San Marino. Durante il Covid abbiamo fatto un progetto, abbiamo donato uno strumento per la terapia intensiva, progetti per le disabilità. Ci sono tanti soci che sono qui in questo club che da tanti anni ancora la sera hanno voglia di uscire di casa e parlare e dire facciamo questo progetto, quest'altro. Questa per me è una testimonianza enorme di quello che vuol dire servire il proprio paese facendo ciò che manca, andando a mettere quei tassellini piccoli per dire che è una realtà che ci tocca tutti quanti, di cui tutti quanti siamo parte. Il premio in particolare di questa sera è un premio che è Rotary Club, che questo club ha voluto dal 92, ed è un premio alla professionalità. E da qui appunto mi ricollego all'inizio la ruota, quindi la professione, quanto è importante per un club come il nostro la professionalità. Il premio qui leggo consiste in una targa assegnata a un cittadino sammarinese o residenti che si siano distinti nell'ambito della loro professione, onorando il paese con la loro attività e dando lustro e prestigio alle istituzioni e all'immagine della Repubblica di San Marino, sia a livello locale che internazionale. Queste parole le trovo più che mai adeguate a Massimo Bonini, che ho avuto l'onore di avere accanto a me qui, nonostante che lo conoscessi di fama da tantissimi anni, stasera è la prima volta che ci siamo incontrati personalmente. E a questo punto lascerei la parola al dottor Chiesa per proseguire, diciamo, fare un'introduzione, poi proseguire questa nostra serata e poi al termine per la consegna. Grazie Presidente. Grazie innanzitutto a Stefania per l'invito e a tutti voi per l'accompagnia. Io, visto il parterre di ospiti, sarò particolarmente breve, ve lo prometto, perché è giusto lasciare spazio a Italo Cucci, che ha fatto la storia del mestiere che in qualche modo cerco di fare anch'io. Ho la fortuna di lavorare con lui, lui è un amico di San Marino e della San Marino RTV, e ogni volta che mi capita di lavorare con lui cerco di prendere solo quello che compatibilmente con i miei limiti posso prendere. Mi fa particolarmente piacere vedere il segretario Monfernini, perché in questi momenti la vicinanza delle istituzioni è molto importante. Quando si fanno serate di questo genere, la presenza solo del segretario riconosce, voglio dire, l'attività di tutto il club. E mi fa particolarmente piacere, e ve lo dico per tre volte, rivedere Massimo Bonini, che è un amico, non vedevo da un po', e mi dà la possibilità personalmente di risarcirlo un pochino, perché chi fa il mio mestiere per troppo tempo ha raccontato Massimo come un generoso che, siccome correva più forte degli altri o più degli altri, è arrivato a giocare nella Juventus. Non è così, dobbiamo riportare un po' le cose a posto. Massimo Bonini è un generoso di natura, perché è un uomo, perché è il ragazzo della porta accanto, perché è quello che ti sorride quando lo incontri per la strada, è quello con il quale fare una battuta,
Però Massimo era un giocatore di grandissima qualità e il suo essere generoso era una cosa in più. Per cui Massimo giocava nella Juventus perché era un campione. Il fatto che corresse più forte degli altri lo ha fatto soltanto durare di più. Ma la qualità di Massimo non sempre gli è stata riconosciuta. In un calcio in cui, ne parlavamo prima, era forse più importante sapere giocare la palla che correre dietro, come invece succede oggi. Quindi Massimo probabilmente, se avesse fatto il calciatore, avrebbe avuto una carriera ancora migliore oggi di quella splendida comunque che ha avuto e che oggi vogliamo ricordare e che ha raccontato il direttore Italo Cucci tante volte nei suoi giornali settimanali che ha via via di una carriera infinita diretto. Io faccio una cosa che professionalmente non si dovrebbe fare, ti cedo il microfono, direttore, perché si dice che quando cedi il microfono, io lo faccio volentieri perché riconosco. Eccoci. Direttore, ti lascio dialogare con Massimo Bonini, poi io sto lì ad ascoltarmi, ogni tanto intervengo per giustificare, se non mi fanno pagare la cena, insomma, per giustificare il fatto che io sia. Grazie. Se non lo faccio per non guardarmi, se no, siccome ho ancora qualcuno che mi chiede, ma conosci qualcuno? Me lo porterei via, però no, preferisco venire io, vedete che sono sempre qua. Ma Bonini, io oggi guardavo un attimo sul computer, ho dato un'occhiata ad Agostini, lo faccio tutti i giorni per vedere le cattiverie, e ho visto una foto della Sandrelli giovane. E mi è venuta in mente la cosa che è stata un po', per molti anni lo è ancora, la mia guida operativa. Il titolo del film era Io la conoscevo bene. E da sempre, ormai saranno 50 anni, mi piace parlare e scrivere soprattutto di quelli che ho conosciuto. Voi direte che non fa una gran differenza, perché la televisione è piena. I giornali sono pieni di narratori di cose che non hanno mai visto né sentito. E pare che siano anche meglio di quelli che le hanno viste e sentite. Ma io ci ho tenuto ad avere questa forma di cultura professionale, per cui raccontare le proprie cose sono quelle che poi ci sono i critici e dice guarda che è sparito lui lì, bisognerebbe che tu dicessi. Se me lo chiedi a me, bisogna che gli dica che c'ero anch'io. Se no, chiedetelo a qualcun altro, non è mica un problema. E io ho vissuto la stagione di Bonini, la parte migliore, un punto fondamentale nella mia vita è l'82, quando eravamo due, Arpino, io e un po' Baretti, a dire che avremmo vinto il mondiale. Io diventai per lungo periodo lo scemo del villaggio. Addirittura l'Espresso mi fece un'intervista come scemo del villaggio. Non chiesero mai niente scusa a nessuno perché voi sapete che in Italia si sale rapidamente sul carro del vincitore, chi si è visto si è visto. Quell'82 è stato bellissimo perché io in due minuti lo conoscevo già perché io l'avevo conosciuto a Cesena, promozione, con Boniperti che rompeva sempre per sapere ma com'è quello lì delle tue parti, ma com'è. Poi venne. Fu bello quando ho perso lo scudetto a Cesena e gli ho fatto di quelle risate che non ti dico. Lo trovai sotto un ponte che ormai piangeva, che persero lo scudetto a Cesena. E detto quello, ha fatto bene Chiesa a ricordare la storia del fumare per conto di Platini, che era diventata una di quelle cose che si raccontano così, la rivedo addirittura firmata da Caressa, perché Pugniere Niancalò, non c'era, però siccome ho sentito dire, ho risentito dire, quando venne Platini qui a inaugurare lo stadio e fui invitato perché ci conoscevamo molto bene, ci tenne subito a dire la cosa è divertente ma smettete di raccontarla. Perché poi è vero che la battuta era quella, no? L'avvocato che vede Platini che fuma, dice, no, avanti.
tanto c'è Bonini che corre, quindi, quindi va bene. In realtà è stato anche nuovo come giocatore, perché alla Juve avevano sempre personaggi di un certo livello, ma non bastava correre, correre con intelligenza diventa una cosa un po' più difficoltosa. Oggi si dice che il massimo sono quelli che corrono senza palla, io ancora devo capire con me, io sono di quelli che quando ho visto la prima volta Antonioni, che sapeva dove, dove andava il pallone e ci arrivava insieme, ho detto qui bisogna cominciare a studiare e capire come sono. Bonini è stato un ottimo giocatore, talché dopo quell'82 io me ne andai a Stadio, lasciai il Corriere Sportivo e lasciai il premio che avevo inventato, il Bravo, che era un premio dedicato agli under 21 europei. Io avevo una congrega di colleghi di tutti i paesi d'Europa con i quali ci si sentiva e si designava uno. Tra l'altro tu sei stato il primo italiano, perché ero sempre... E ho lasciato quello. Avete esagerato. E siccome poi mi piace essere documentato, io mi sono portato dietro anche la notte delle stelle con la foto di Bonino. Bonini, quella signora chi era? La mia ex. Io l'ho scambiata per, l'ho scambiata per un'attrice famosa. Non solo, ma guardate, guardate, questa è una cosa. Poi c'è il famoso poster. No, lì è perché sei arrivato prima di Maradona. Io sono, dopo mi siete arrivati lunghi. Gli ho dedicato anche un poster bellissimo che spero che tu abbia a casa, attaccato su da qualche parte. Lui è Paolo Rossi, infatti, per dire che ti ho conosciuto bene per davvero. L'anno che praticamente sono arrivato alla Juventus, il giocatore che ha cooperato alla Juventus era Paolo Rossi. Esatto, così, tanto per dirvi allora, che tra l'altro avete scelto bene e proprio in base a questa mia, o lo conosco se no non me ne frega niente, quando Romeo, che vi saluta tutti, che dato a Roma, non so per cosa, quando mi ha chiamato, dico sì, ma chi è che c'è da premiare? Quindi, vengo. Se mi avesse detto anche il campione del mondo che non avevo visto, io avrei detto mi dispiace, cosa vengo a raccontare, le poesie. Una cosa che ci lega, poi dopo facciamo due chiacchiere e vi lascio in pace. Quando io mi trasferì a Stadio, ci fu una cosa molto sammarinese, perché il collega di Stadio che dirigeva la redazione, io sono venuto a fare il direttore, Vittorio Piccioli, teneva l'ufficio stampa del Gran Premio di tennis di San Marino, famoso premio di tennis di San Marino, e mi disse, sai, parlavo lì con dei sammarinesi, ma non si potrebbe fare in modo di andare nell'UEFA? Oddio, e mi era anche da rete, scusate, è lì per lì. Poi dopo dico, ragazzi, ma io sono andato in giro i pattimenti con Berzotte quando andavamo in Lussemburgo, porco cane. Non è che avevamo paura dell'Argentina del Brasile, il Lussemburgo, e Cipro, e qua, e là, sulle zone, dico, perché la Repubblica di San Marino non può avere un posto in UEFA? Ne parlai allora con Crescentini, il quale mi disse se ero matto, perché onestamente non ci avevano pensato, sempre un ideale olimpico quello di San Marino, tant'è che io sono autore della più bella storia dello sport di San Marino, voi non lo sapete, ma ve lo dico, che la trovate al vostro centro dello sport. E io sono andato avanti trovando per caso a Ginevra uno che si chiamava Cucci. Allora cosa vuole? Inventarsi, siamo pochi, eh? Allora inventarsi semiparente, ma da dove vieni te? Ed è qua della, probabilmente veniva dalle zone mie, io sono del Montefeltro, guarda, ti raccomando questa cosa, ma com'è? Oh ragazzi, ci abbiamo messo del tempo, ma poi un bel giorno la pratica è andata avanti, poi un altro bel giorno ci hanno detto di aspettare un attimo ma siamo a posto, poi un altro bel giorno Platini e San Marino è entrata nel novero del grande calcio europeo internazionale.
ed è stata una cosa piacevolissima, perché ne aveva diritto, non è? Solo che a volte la burocrazia ti fa rinunciare in partenza ai tentativi, dice come andrà a finire, quanto ci vorrà. Ho sentito ieri che hanno detto, dice, la Finlandia vuole entrare in Europa, dice sì, una ventina d'anni e poi garantiamo, ma ci vuole una ventina d'anni. Noi ci abbiamo messo meno e abbiamo sempre avuto il piacere di poter dire quel giorno, perché la tua carriera è un po' cambiata, perché tu hai giocato nella nazionale italiana. Dopodiché San Marino ha detto no, Borini è nostro e ce lo teniamo. E così è nato il personaggio che voi conoscete bene, che ha vestito bene Chiesa, perché è uno di quelli che non si è mai montato la testa, però ha vinto lo scudetto della Stella, è arrivato lì. Poi è venuto anche a Bologna, ma dico Renzo Arcolare, perché a Bologna non abbiamo mai avuto, io sono tifoso del Bologna. Sì, è l'ultima volta credo. Non abbiamo più fatto niente, ma la tua parte l'hai fatta, però non abbiamo più detto niente di importante, no? Quello che è. Comunque avete scelto bene e io sono contento di essere venuto a salutare un campione che ogni tanto, forse qualche volta ci siamo visti, ma poi io sono rimenese e mi ricordo quello che fanno all'usanza di quei due rimenesi che si incontrano al porto a New York. Dopo 20 anni che non si vedono, si passa vicino e fa di custette, mi sta bene anche a me, ciao. Io l'aria con le mie parti. Comunque adesso io ho fatto il mio discorso, anche Roberto che ha detto tante cose belle sul mio conto, però ho remotato per un motivo, ho fatto il contratto a chilometri. Ho fatto il contratto a chilometri, devo correre. Non scherzo, penso che giocare a calcio bisogna correre. Ma bisogna correre bene, giocare in una squadra con 11 giocatori, se corri anche tanto, tante volte dai fastidio, nel senso che se corri male metti in difficoltà il tuo compagno. Io ho cercato di imparare, ho avuto la fortuna di giocare in una Juventus veramente fantastica, penso, e ricordo tutti i juventini, questa Juventus qua, che sono tanti campioni del mondo, più Platini e Boni, due grandissimi giocatori. Però il fatto di dire di correre non è che mi interessa più di tanto, nel senso che è una cosa bella, penso di giocare a calcio e correre, ma imparare a stare insieme. E lì la squadra, se abbiamo vinto tanto, ho avuto la fortuna di vincere tanto, perché praticamente ho vinto tutto quello che è la Coppa UEFA, però ho avuto la fortuna veramente di giocare con Michel, che era un simpatico di più. E il rapporto che c'era con me e Michel era molto bello, perché un po' come quando vai a scuola, se hai confidenza puoi dire quello che vuoi al compagno, non si offende. E noi ci prendevamo in giro tutti i giorni. Lui piaceva molto giocare a tennis, gli piaceva, io avevo smesso addirittura, non ho mai pensato di fare il calciatore, e poi soprattutto di andare a giocare alla Juventus, perché io facevo il tipo per la Juventus, e praticamente a 17 anni facevo i tornei dei bar, giocavo ai tornei dei bar, avevo smesso un anno di giocare calcio perché volevo fare maestro di tennis. Poi dopo c'era Pietro Paolini, che abitava di fianco a casa mia, e tutte le volte mi passava a prendere, dai, non ho tutte le palle, vieni a giocare, giocavo alla Juve con il cartellino falso. Dopo mi hanno visto il Bellaria, sono andato a fare un provino, e ho avuto la fortuna di incontrare un allenatore come Arrigo Sacchi, che era il primo anno che mi faceva l'allenatore. E praticamente ero il giocatore in più, perché prima di tutto perché ero giovane, e avevo una squadra fatta, e l'ho preso così. E all'inizio del campionato si fa sempre la partita il titolare contro le riserve, ho giocato il primo tempo con le riserve, il secondo tempo nei titolari, ma ho sempre fatto giocare. Devo ringraziare molto anche Arrigo Sacchi, però il fatto di fare il calciatore non pensavo mai di fare il calciatore. Questo premio, quello vorrei dedicare ai miei genitori, tutti i premi, di solito, perché praticamente veramente ne ho avuto due genitori e molto più amici. Allora, penso che questa sera l'amicizia sia la cosa più importante, il valore dell'amicizia, il fatto di stare insieme, di collaborare, di migliorare, di dire dei suggerimenti. I miei genitori mi hanno sempre suggerito, però non mi hanno mai obbligato di fare delle cose. La cosa bella è che quando Arrigo Sacchi, per dirmi come erano i miei genitori, Arrigo Sacchi va al Milan, mi chiama, e mi fa, vuoi venire a giocare, vado in una grossa squadra, vado al Milan, io giocavo alla Juventus, mi scadeva il contratto,
Credo mi schermate se per caso mi rimuovo nel contratto che mando la Juventus, però è in Iran, insomma, così. Allora telefono a casa i miei genitori e dico, ah, pur se cambio squadra vado a Milan. Allora io e i miei genitori a Torino mi chiamavano una volta l'anno, perché non erano uno di quei genitori che ti chiamano sempre come stai, cos'hai fatto, hai mangiato. Allora e dico, guarda, forse vado a Milan, ah sì, fai quello che vuoi, dici di te, non ti preoccupare, fai quello che vuoi. Il giorno dopo mi chiama mio babbo. Non puoi chiamare. Ma guarda, fai quello che vuoi, dici di te, fai che se vuoi andare a Milano vai a Milano, però devi sapere che hai perso due tifosi, il babbo e la mamma. Questa è la mia genitore, per dirvi che non mi obbligavano mai, dopo mi ha rinnovato il contratto con la Juventus, sono rimasto alla Juventus, però il fatto di collaborare, il fatto di dire le cose, il fatto di stare in scena, giocare a calcio è stare in scena, non è soltanto un giocatore che vince la partita, ma è stare in scena, collaborare e cercare di aiutarsi, e il fatto del rispetto in tutto. Io penso che in una grossa squadra, quando giochi ti mandi quel paese, ti offende, te ne dici di tutti i colori, però la prima partita è finita. E quello era quello che era la Juventus, veramente non erano dei grandi giocatori, dei bravi giocatori, ma delle grandi persone. Loro mi hanno insegnato questo, la Juventus e quel gruppo lì, con Job, Gentile, Caprini, sono tutti giocatori che hanno fatto il calcio italiano per 20 anni, 15 anni, e non è che sono dei bravi giocatori, ma erano veramente delle grandi persone. E quando sono arrivato, veramente, sono partito da San Marino, io ho giocato sempre a Bellaio, Forlì e Cesena, qui in Romagna, e praticamente ho preso la mia mano, c'era il procuratore, una cosa l'altra, ho preso la Juventus. Della Juventus, insomma, parto con la mia macchina, sapevo manco dove era Torino, non sapevo, prendo, vado su, arrivo a Torino, comincio a chiedere, mi hanno detto vai alla terra ambasciatori, allora non c'è niente, ho trovato l'hotel ambasciatori, e qui mi ritrovo Paolo Rossi, io e Paolo Rossi era come Cristiano Ronaldo adesso, praticamente abbiamo fatto un mese e mezzo insieme in albergo perché non avevamo la casa. E praticamente giravo sempre con Paolo Rossi, andare in giro con Paolo Rossi, e quei tempi, sai che te andavo a mangiare il ristorante, tutti il Paolo Rossi, io tutti a casa, il Paolo Rossi, dove andavi? E io ero lì e dicevo, che cazzo faccio così? Giocavo nel Cesena, giocavo in Serie B, però la fortuna è che ho avuto un allenatore veramente fantastico, perché mi ha fatto subito sentire importante. Praticamente io arrivavo alla Cesena in Serie B, giochiamo qui un po' di Coppa dei Campioni contro i Celtic, mi ha fatto giocare titolare, ok? Di lì, insomma, è una grande fiducia che ti danno, perché un giocatore che giocava in Serie A, guarda, una squadra di Serie A più importante, e subito mette di titolare, la mia testa è un po' cambiata, perché ti giuro, quando sono entrato sul pullman la prima volta e vedere Dov, Gentile, il primo, Paolo Rossi, tutta questa gente qua, ho detto che cazzo ci sto a fare, mi fa un po', insomma, mi fa un po' paura. Però dopo, visto le persone che erano, ti mettono a tuo agio, un Scilea, non troviamo di Scilea, che era una cosa fantastica, insomma. E questo è il gruppo, e di lì ho cercato sempre di imparare e di guardare queste persone che veramente hanno fatto il calcio, ma veramente erano delle belle persone, delle persone, degli uomini veri, le persone che volevano vincere, volevano far di tutto per essere protagonisti. Il fatto di vincere l'82 ha dato ancora più soddisfazione a tutti, perché poi il fatto di ritornare a giocare nella nazionale di San Marino, devo dire la verità, che non è che mi ha fatto piacere di più, perché ritornare a giocare con i miei compagni, con i miei amici, che praticamente sempre non ho avuto la mia fortuna e ho sempre giocato con loro, ritornare a giocare con loro mi sembrava di tornare al campo B di Serravalle, hai capito, e divertirti e così, e rappresentare, difendere i colori del tuo paese è la cosa più bella del mondo. Te puoi giocare nella Juventus, nel Real Madrid, in tutte le parti, nelle squadre più forti, ma rappresentare, difendere i colori del tuo paese è la cosa più bella. Questo per me è stato il massimo, anche se purtroppo per due tanti gol,
l'ultima cosa, non è che mi interessava tanto, perché l'importante è avere la fortuna di andare in giro per il mondo per conoscere il numero di San Marino e cercare di facciare il massimo di quello che potremmo fare. Esserci, ma cercando di dare il massimo, anche se il portiere beveva le vitamine con il vino, queste cose qua, una cosa bella, perché stavamo bene insieme, ci divertivamo, avevamo la fortuna. La prima volta che vivi, e quindi benedettivi, ero con un collega e dico, ma deve essere quello degli autobus. Poi non so se era vero. No, tante volte arrivavamo al campo, conoscevo le varie famiglie, e benedettini mi fece vedere gente. Gli auto, poi dopo ci divertivamo, dopo c'erano le battute, liquidiamo tutti nella nostra area, il tempo da su, il tempo da lì, però veramente per tutti questi ragazzi qua che adesso fanno parte della nazionale, tutto è veramente una bella emozione, una bella cosa perché rappresenti il tuo paese. Giocare in nazionale, ma sono tempo di giocare nella Juventus, puoi giocare la finale di Champions League, però la senti una cosa che sarebbe bello cambiare un po' lì perché un po' troppo moscio riusciamo a mettere cambiare grazie di tutto grazie due spunti da quello che hai detto intanto tu quando sei tornato nella nazionale di San Marino avevi poi già fatto una carriera importantissima e avevi vinto talmente tanto che una volta tornato a casa hai scoperto la bellezza di goderti il percorso, cioè tu il risultato l'avevi già ottenuto e quindi il percorso e pensa che esempio sei stato per molti compagni che hanno avuto la possibilità anche solo di allenarsi con te. Io mi ricordo, un piccolo ricordo personale, io ero giovane cronista, tu avevi da poco cominciato a fare l'allenatore e allenavi la primavera a Cesena. Io mi ricordo una chiacchierata che abbiamo fatto io e te a Villa Silvia, un giorno dopo una sconfitta della tua primavera, mi sembra di averti chiesto cosa avevi detto ai ragazzi, sai quelle domande che i giovani cronisti si preparano, cioè sono parlato con l'allenatore, cosa mi chiedo, dunque ho perso 3-0, non ti chiedi cosa ho detto. Ragazzi, pensi di aver trovato la domanda che ti risolva la vita e tu mi hai dato una grande lezione che questa sera mi è tornata in mente quando hai detto beh non ho detto niente perché ai ragazzi quando già hanno perso se parli molto rompi anche le palle, ai ragazzi devi dare l'esempio e questo mi ricordo, di questo mi ricordo anche che poi con la tua primavera hai preso le tue soddisfazioni, hai lanciato tanti ragazzi e quindi il tuo modo di fare l'allenatore, cioè il tuo essere te stesso anche nel fare l'allenatore ed essere stato premiato in carriera da tutti gli allenatori. Hai tratteggiato brevemente la tua carriera, abbiamo parlato di Sacchi, poi hai parlato dell'anno a Cesena, mi sembra avessi Bagnoli come allenatore quando hai vinto il campione Serie B, poi hai avuto il Trap alla Juve, credo tre allenatori che forse più diversi non possono essere l'uno dall'altro, sia come filosofia che come gestione. Piccolo anche Manfredi. E anche Manfredi che è il direttore sul quale il direttore si agita. No. Sì, sì. Era grosso. Era grosso. Adesso ti passo il microfono, direttore. Volevo dire alla fine che di questi tre allenatori così diversi. Che questi tre allenatori così diversi tra loro, alla fine tu hai giocato con tutti, perché oggi si dice cambio squadra perché nel modulo dell'allenatore non sono funzionale, eccetera, non sei buono perché quelli buoni giocano sempre, non c'è modulo che tenga. Ti ripasso il microfono, direttore, così ti sento. Sì. Manfredi, che era stato a Bologna, quando Montezemolo lo portò a Torino, io feci un editoriale sullo stadio dicendo sarebbe meglio se avesse preso anche Corioni, che era il presidente del Bologna, che era quello che faceva tutto, anche l'allenatore, ma anche perché capivo, finì, ti ricordi il cannoniere che avete preso dal Galles, il gallese, Rush, più grande bomber d'Europa, se lo sono dimenticato in un appartamento a Torino, e non si sono più neanche ricordati di averlo,
Io e una birra era il titolo del suo romanzo. E Maifredi dovevamo andare. Comaschi da Bologna a raccontare le barzellette, Cipollini a portargli del brusco, le cose d'altro perché sopravvivesse. Il fatto che Bonini sia andato a Torino e ci sia vissuto anche bene, è quella è una delle cose fondamentali da tirare nella vita, eh? Cioè quello di essere in un certo modo uomo di mondo, anche se poi all'ambasciatore non è che fosse una gran vita, dico la verità, la fortuna che hai trovato, perché sennò ti respinge. È lì che viene fuori poi non tanto quello che corre ma quello che sa vivere. Perché Trapattoni è stato il vero mago nel conoscere gli uomini. Il mago del Ritter era un'altra cosa, era anche una favola. Trapattoni era uno che andava a cogliere il piccolo dettaglio per costruirsi e quando lui dice arrivo e mi mette in Coppa dei Campioni, che signore era un'altra cosa dalla Champions, eh? Chi l'ha vissuto sa che stiamo parlando di due storie completamente diverse. Ecco, Bonini ha conquistato anche Torino, dove probabilmente si è trovato male anche Cavour, i tempi che ci stanno, che li potete immaginare. Sì, io vi ringrazio di questo. Non può parlare perché ti posso dire. Romagno, non sta cercando male. Perché Romagno ti piace il calcio, fai tipo per l'Inter. Non mi hai chiesto niente. No, a parte gli scherzi, mi ha fatto davvero molto piacere essere con voi stasera, quindi ringrazio il vostro club. Ma soprattutto ringrazio perché portate avanti quello spirito in serate come queste di una memoria che poi prosegue avanti indipendentemente dalle storie che personaggi come Massimo Bonini hanno chiaramente vissuto. Io cosa posso dire di Massimo dopo la descrizione che ha fatto il direttore Cucci? Nulla, nel senso che per noi Massimo è prima di tutto una persona amica che incontriamo quotidianamente, io tra l'altro ho la fortuna di conoscerlo personalmente, ma i miei figli conoscono i suoi figli e quindi è una storia. Soprattutto mio figlio conosce mio figlio. Per cui sono di quelle storie che forse si possono un po' così rappresentare magari proprio in un contesto come il nostro, no? Però Massimo Bonini rappresenta a mio giudizio quella sammarinesità che davvero possiamo esportare con grande naturalezza e genuinità dappertutto, e lui lo ha fatto, continua a farlo. Posso essere il testimone non solo di, insomma, anch'io una memoria sebbene giovanissimo di quando era ancora in carriera, ma una testimonianza che posso incontrare in maniera diretta in tanti luoghi in cui magari mi muovo, vado o sono invitato, e quindi quando si parla di San Marino è difficile non incontrare chi ti ricorda sostanzialmente Massimo Bonini e cosa è stato. Quindi credo che il riconoscimento che questa sera voi gli conferite lo rappresenti molto bene, ma soprattutto lui rappresenta quella sammarinesità pulita, genuina, impegnata, riconoscente, perché devo dire che mai dimentica sostanzialmente di ricordarsi del suo paese in qualunque ambito in cui lui chiaramente si esprime tuttora, e quindi credo che la testimonianza che gli riconoscete, gli conferite, sia molto coerente con quello che è la vita di Massimo Bonini. Per cui grazie al Rotary Club di San Marino, come si dice in tanti casi, viva San Marino, ma in questo caso viva Massimo Bonini, e grazie al Signore che ci ha donato. Allora, Presidente, direi siamo al premio. Ci chiama Antonella come mia moglie. Siamo al premio. Prima di passarti il microfono, rubo gli ultimi 30 secondi. Massimo riceve questo premio a casa. Oggi di questo premio parlavo con un altro amico comune
ex collega di Massimo, che è Eraldo Pecci, e Eraldo mi diceva: vedrai che sarà contento Massimo, perché anch'io qualcosa nella mia carriera ho vinto, uno scudetto, mi hanno dato premi in giro, però dici, io sono di Cattolica, a casa mia non mi hanno mai dato niente. E effettivamente la storia dice questo, che ricevere qualcosa a casa è sempre più difficile. Quindi io credo che questa sera il premio che Massimo Bonini riceverà a Rotary rimarrà nella tua bacheca infinita in bella mostra. Intanto sto prendendo tempo perché vedo il presidente in difficoltà nello sciogliere il nodo, e quindi io e te Massimo possiamo continuare a parlare della carriera partendo da Bellaria, e adesso Stefania ci dà una mano. Ci siamo. Abbiamo trovato il modo della diretta. Perfetto, prima. Allora. Ti lascio il microfono, presente, riesci con il microfono e targa? Ce la posso fare. E, perdonate, prima di tutto i ringraziamenti, e questo mi sembra doveroso. E un ringraziamento di cuore della presenza del segretario di Stato Fermini, del carissimo amico direttore Italo Cucci e di Roberto Chiesa, e un ringraziamento speciale a Stefania Modaroni che ha aiutato, ha lavorato tantissimo per l'organizzazione di questa serata. E Franco Capicchioni, scusa, mi dicono d'allergia. E Massimo, era destino che ci conoscessimo stasera. Io vi racconto un piccolissimo aneddoto. Massimo è un carissimo amico di mio fratello, fratello più grande. E quando ero piccolino, Massimo ha regalato a mio fratello, che ha girato a me, un pallone che ancora conserva a casa, con tutte le firme della grande Liguria. Lì ho un pallone lì, che ha sopravvissuto a mille traslochi, mille questioni, e ancora l'ho ringraziato Massimo perché non si è sgonfiato. Esatto, non si è sgonfiato, è rimasto così. E quindi stasera ti conferisco questo premio. Il Rotary Club di San Marino, con l'intento di riconoscere l'eccellenza nell'ambito dell'attività, conferisce a Massimo Bonini il premio Rotary alla professionalità, per attestarne l'indiscussa superiorità in ambito sportivo, primo atleta sammarinese ad aver vinto un titolo mondiale, calciatore atleta, vigoroso e prestante, ha esaltato con speciale impegno le proprie eminenti doti fisiche, volgendole sempre con passione e disinteresse al servizio della propria squadra. Anche da allenatore e da dirigente ha dato prova delle proprie elevate competenze e capacità professionali, ponendole generosamente al servizio delle nuove generazioni, dimostrando in tal modo di rispettare pienamente, mettendo in pratica in ambito sportivo, professionale e umano, gli ideali del Rotary International e rendendo grande onore alla nostra Repubblica. San Marino, 23 maggio 2022. Grazie mille, buonasera. Il nostro Gagliardetto, il nostro club. Bellissimo. Sempre il sorriso e grazie. Salsiccia. E siccome abbiamo scoperto che ti piace il vino rosso, regaliamo una bottiglia di vino rosso del 60° anniversario. Grazie mille. Hai finito le mani, ma hai regalato il vino da Somalia. Se non è buono, sappiamo che il segretario di Stato deve scappare per impegni istituzionali, e quindi lo omaggiamo anche noi del nostro Gagliardetto, grazie, e della bottiglia che abbiamo messo in presenza. Al direttore, ugualmente il Gagliardetto. Grazie. Grazie mille. Grazie. Benissimo. Vi ringrazio, grazie della bellissima serata che abbiamo trascorso insieme. Facciamo una di gruppo in piedi, grazie. Grazie.
perfetto, ci siamo tutti. Grazie, buona serata a tutti. Grazie Marcello, saluta la Italia.